Bella raga, qui Alfie Game. Chiedo scusa se da un po' di giorni che non carico un video, ma ho avuto molto da fare, ma soprattutto fare cose per il canale, vari progetti, vari video, vari gameplay. E tra lavorare a tutto ciò, non è che si dice, vabbè, mentre lavoravo a tutto questo, non ho avuto tempo di realizzare un video, ma quest'oggi siamo su Trackmania 2 Canyon. Perché? Perché l'Anadeo cosa fa? Festeggia i 10 anni di Trackmania e mette un download gratuito per scaricare i Trackmania 2 Canyon, Valley e Stadium, che sta da qua. Non è qua. Ok. Beh, non per sempre, è solo una versione demo. Che tipologia di demo? Lo provi per tot tempo e poi decidi se comprarlo o meno. No, o almeno non penso che sia così. Perché noi possiamo accedere ai server demo e basta. Quindi non possiamo entrare appunto nel titolo qua e fare modifiche ai veicoli. No, però possiamo entrare solo in questi server. Ne sono 13 quando 13. 13. E ce n'è anche uno in italiano, quindi italiani non lamentatevi, però quello che andrò a giocare io è quello là tedesco, ritornano i tedeschi su Trackmania. E questo qua da 65 persone ci sono attualmente su 100. E come vedete il nome del server si chiama Trackmania 10 Years EU7. Non so per quanto tempo ci sarà questa demo, però intanto voi potete andare sul sito trackmania.com e potete scaricarvi la demo di Canyon, di Valley, di quello che volete voi. E bene, quindi non ci resta altro che entrare nel server e attendere che si carichi il tutto. Ok, siamo qua, non so da quanto tempo è iniziata, ups, la gara. Perfetto, è finita. Ok, tu enti già finita. Nemmeno sono partito. Perché ha fatto 3, 2, 1, basta. Ok, aspettiamo. Intanto qua possiamo vedere la figosa inquadratura e possiamo notare che le auto hanno tutti la stessa vernice. Ok, non ho nemmeno dovuto stoppare perché si è caricato veloce la mappa. Intanto vediamo la cinemato, non so come si dice. Molto, molto bello, molto figa. 3, 2, 1 e vediamo quanto siamo arrugginiti. Allora, questo non è come Trackmania Nations Forever o come Trackmania Stadium. Qua diciamo si sente la differenza dei controlli. Potete guardare qua quanta gente c'è. Sì, alcuni vanno sottoterra, sotto la pista, però quello è un lag. Diciamo, non conta qua il lag perché uno qua dipende. Oh, l'ho slittata, no, 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 che, no, no, ma no, all'ultimo, dai, no, questa è l'infamata, stavo per tagliare il traguardo e l'infamata all'ultimo non ci stava, ma comunque, quello che dicevo, qua il lag non è che importa più di tanto, cioè per farvi capire che ho fatto schifo qua in questa curva, no, per farvi capire. Qua ognuno realizza il suo tempo, quindi non è una gara chi arriva prima, chi arriva secondo. Anche perché questa è una classica gara a tempo, vince chi totalizza il punteggio migliore partendo da punto A a punto B. Alcune volte ci sono anche dei giri, in questo caso non ci sono. Quindi tipo uno potrebbe anche semplicemente giocare da solo, ma il fatto di vedere le altre persone nella partita, che giocano in contemporanea, diciamo rende la cosa più emozionante. Allora qua, oh, molto, ho toccato, sì, però ce l'ho fatta e sono dodicesimo, ma è momentanea, ragazzi, è momentanea perché so benissimo di non durare così tanto. Qua io ho un veicolo diverso dagli altri, ma penso che tutti abbiano questo veicolo perché, come infatti, poi al podio siamo tutti di colore bianco. Proprio per il fatto che è una demo e io qua me ne vado fuori pista, potrei recuperare, ma no, fa schifo, vado a sbattere, perfetto, riproviamo.
E devo dire una cosa abbastanza curiosa. È piuttosto bello giocare con l'audio proprio a massimo volume. Non sentire niente all'esterno, solo l'audio di gioco. A malapena riesco a sentire la mia voce, quindi non so proprio che cavolo sto dicendo. Ma vabbè. Dico questo anche perché i commentary non sono il mio forte, sto cercando di migliorare 18esimo. E già, no, già non ci sono in classifica, vedete dove sono? 18esimo, eccomi qua. Trackmania! Trackmania, beh, festeggia i suoi 10 anni, tante auguri a te, tante auguri a te. Io ho ancora Trackmania Original, proprio il disco originale, che io me lo ricordo quando l'ho comprato, ero abbastanza bambino. E avevo provato la demo di Trackmania Sunrise. Bellissimo, spettacolare. Quindi vedo la scritta Trackmania, vado a comprarlo, però era Trackmania Original e il gioco era totalmente differente. E ci sono rimasto un po' male, però allo stesso tempo il gioco mi è piaciuto e quindi a posto. Quindi non ho mai comprato Trackmania Sunrise, però mi piacerebbe davvero prenderlo, e c'ho l'occasione comprandomi Trackmania Wii Unite Forever Stars Edition. Non so che cavolo ha scritto Steam, ma vabbè. Ok. E da lì mi sono appassionato, ma non posso failare all'ultimo. 27 giocatori attualmente, siamo un po' diminuiti. Non si fa, non si fa. Comunque, sì, è da qui che ho conosciuto. No, dicevo, ho il gioco originale e purtroppo non posso giocarci perché semplicemente non dà un problema a Stars. Un problema con la protezione Star, non mi ricordo come cavolo si chiama. Perché dice che la cosa è installabile solo se hai Windows XP o superiori, o Windows 7 che è superiore, però non me lo installo. Vabbè, fa niente, tragedia. Pensiamo ad adesso, alla gara. Beh, commentato live per chi ancora non l'avesse capito, qua non penso che c'era bisogno di premere barra spaziatrice, perché la cosa particolare di Trackmania 2 Canyon è che sono in classifica. Quell'altro se n'è volato, non so se l'avete visto. No, non è che sto in classifica, è che sono 29. Cioè, appare semplicemente il mio punteggio senza che io me lo vada a cercare. Intanto mancano pochi secondi, quindi non combino niente. E non so nemmeno cosa stavo dicendo. Ah sì, che è commentato live. No, non stavo, non mi ricordo. Ah sì, che la particolarità di Trackmania 2 Canyon B, come ha fatto? Voglio farlo pure io. Non posso farlo pure io il clacson. Vabbè. 31esimo, vabbè, dai, dai, almeno posso dire di aver partecipato e di non essere l'ultimo, qua, 78esimo, no, 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 tra l'altro l'unico italiano in lobby, non so se l'ho visto, ma noi facciamo un'altra gara, guardate la cinematica, proprio bella, figosa, spettacolare, spettacolare, sto gioco, mi piace, cioè, è davvero molto bello. Ah, dovevo dire un'altra cosa, sono tre. Questo gioco, Trackmania 2 Canyon, da cosa si differenzia? Oltre all'ambientazione e il tipo di veicolo, ma anche dal modo in cui si guida. E sti su e giù non mi piacciono. E non dimmi che il tracciato è tutto così. Beh, mo so sbagliato, però voglio vedere un po' come è messo il tracciato. Sì, ok. A parte questo, ah, dovevo scendere giù, pensavo che c'era la trollata. Abituato a Trackmania Nations Forever, dove tu vai dritto, a un certo punto ti accorgi che devi girare, cioè devi cambiare proprio pista e tu non te ne accorgi. Qualcuno dice di votare map. No, io non faccio nulla. Continuo. E wii, wii. Tra le varie caratteristiche vado a sbattere, dicevo, vado a sbattere di nuovo, dicevo, e qua è il traguardo, che è tutta una cosa dritta. Ci sono i danni, ci sono i danni. Ora non ho capito bene se i danni, nel senso, se c'è il veicolo particolarmente danneggiato, calano le prestazioni. Da quello che ho capito solo no, cioè che è solo un fattore estetico, basta. Allora.
diciamo. Però mi piace il fatto che posso derapare. Allora, qua ho capito, è tutto un gioco di accelerazione e freno, nel senso. Attenzione, 9 no, mi sa che si skippa, mi sa che si skippa. Ah, voto fallito. Beh, ora che ci penso, sì, dovevo votare anch'io però, perché qua è trottola. Cosa intendo per gioco di accelerazione e freno? Praticamente, ecco, già questa l'ho presa male, quindi già questo F1, sì. Se riesco a farlo. Tanta gente che spamma qua. Non so che cavolo stanno scrivendo i tedeschi. Allora, ah, cioè, me la sono fatta tutta accappottandomi. Brutto. Non so come spiegarlo, sinceramente. Allora, ecco qua. Questa è messa bene, era fatta bene. Quest'altra no, però non riesco a tenere il controllo, quindi praticamente quello che dobbiamo fare qua è evitare di saltare. Uno dice, come fai ad evitare di saltare? Beh, bisognerebbe saltare, ma al tempo stesso, non so come termine tecnico, come si dice, possiamo dire, dobbiamo fare in modo che le ruote tocchino il più possibile l'asfalto, per evitare che il veicolo rallenti. Ed è un po' complicato, soprattutto perché c'è questa curva che non riesco a fare. Tanto qua la mappa però non viene skippata, il che è brutto, che ammetto non mi piace nemmeno a me sta mappa. Allora, qua, ok, già l'ho fatta male, però ho recuperato. Sì. Ok, e qua vado in fondo al mar. Petrolio nero. 7 sì, 9 no. Ah, eccolo qua, uno che c'ha il gioco comprato, no? Con la skin. Con la sua skin. E notare i danni. E glu. Sì, l'acqua è un po' finta, eh. Vabbè, lasciamo stare. Sì. Fatto pipì. È quello là con la skin, no? Con la skin propria, che possono mettere solo chi ha comprato il gioco. Viene in questi server demo, così, giusto per farsi figo, che ne so. Beh, forse avrà notato che molta gente ci sta giocando, ma non ha il gioco comprato, e quindi, bah, questo è solo un mio pensiero, eh. Da notare poi un'altra cosa, a differenza della versione a la, dif la differenza a differenza di Trackmania Forever, Nations Forever, qua non ci sono tutte quelle icone là, schifo schifo, perché oltre al fatto che il gioco è gratuito e i server sono free, però te lo riempiono di roba o brutta. Qua invece c'è un po' più di libertà. Vabbè, qua facciamo come fanno gli altri. Nemmeno. E questo tracciato ha fatto davvero schifo. Io ne farei un ultimo, giusto per festeggiare insieme a... No, non è vero, è solo una cosa per fare più audience. Quella di festeggiare insieme con l'Anateo. Oh no, ho saltato la cinematica. No. Cinematica, che in inglese si dice cutscenes, but I not speak English, e quindi I say cinematica. A proposito, ah, mi sono dimenticato di dire una cosa: se premo 7 si interrompe anche la registrazione, quindi non dovevo premere 7. Praticamente 7 cosa fa? Sceglie poi dove cavolo vado, dove è trollata qua, trollata. Premendo 7 del tastierino numerico posso avere una visuale libera e mettere la telecamera dove cavolo voglio. Non me la posso far vedere perché si interrompe la registrazione, appunto, perché se premo 7 avvio e interrompo la registrazione qua. Ok, bello questo tracciato misto tra asfalto e
Sterrato, ce l'avevamo anche, l'abbiamo anche visto nel tracciato nella pista precedente, però qua ce n'è un po' di più. È un gioco di curve, diciamo, dai. Questa si può fare. Tanto c'è sempre chi cazzeggia allo spawn, all'inizio tracciato. Forse non la voglio giocare. Aspetta che forse... Non vorrei dire una... Una cavolata, però mi pare che all'ingresso di questa curva, ecco, ci sia questo. Che... No, no, no. Cioè, salti, ok. Funge da rampa, però... Però poi dopo devi fare all'improvviso una curva, no? Come fai? No, è impossibile, quindi... Quindi niente. Forse fa tip... No, 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 no. È solo un pensiero... Pensiero provocatorio. Per provocatorio si intende che il gioco ti intende a fare quello che tu non vorresti fare, però Orphic Game riesce a stare in pista e qualificarsi dodicesimo momentaneamente. Però non potete votare ogni volta per skippare il tracciato. E allora qua è possibile da fare tutto. E la particolarità, una cosa fondamentale per Trackmania 2 Canyon è di usare barra spaziatrice per frenare. Ah, comunque il gioco non necessita obbligatoriamente di usare il controller, anzi molti giocatori si trovano benissimo usando semplicemente la tastiera, quindi usate quello. Anche io infatti mi trovo bene con la tastiera. Anche perché poi è tutto un gioco di premere tasti. Se uno usa un controller analogico o peggio ancora un volante, orribile, assolutamente orribile. Diciamo che questo gioco non è fatto per essere... Ah, sì, le auto qua molto laganti. Questo gioco non è fatto per essere giocato con un controller, qualunque tipo di controller analogico. Bisogna giocarlo con un controller digitale, nel senso, perché poi le curve come che le fai? Facendo tutto un gioco di destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, e vado a sbattere. Però non so se ho reso l'idea, spero di sì. Intanto qua chiedono sempre di skippare, ma un'altra particolarità di Trackmania in generale è che i tracciati non è che durino molto in generale di solito, Quindi anche perché poi un server tipico per quanto riguarda gara a tempo, perché poi ci sono altre modalità. Ogni server dura 5 minuti, ogni partita dura 5 minuti. Quindi in media in 5 minuti tu devi fare il miglior tempo e il tracciato ovviamente deve essere di quanto? Di... Che ti duri 30 secondi, 20 secondi, quel tempo lì. Attenzione, forse Alfie Game riesce ad arrivare al traguardo e Alfie Game riesce ad arrivare al traguardo, ma 36esimo. Devo fare la classifica. Allora, secondo, dato che il tracciato dura circa 30 secondi, qua ne ho 33. Ok, se sbaglio non si torna più indietro. Derapata molto lunga, vado a sbattere, ok. Ah, ovviamente se pensavate di vedere uno che guadagnava il primo posto, sbagliate di brutto, davvero, però... No, diciamo, mi piace molto questo gioco, però non sono particolarmente bravo, però mi piace davvero molto. E vabbè, ho concluso qua, quindi facciamo gli idioti come tutti gli altri, basta... Con barra spaziatrice, accelerazione, giro. Terribile. Ed eccoli qua i primi tre. Oltre al fatto che è impossibile vedere uno... Vedere me. Allora, io ho 34... 34esimo. Vabbè. Dai, io posso dire di averci provato. Insomma, mi sono divertito. Non è che ho fatto chissà che cosa, però mi sono divertito. Bene ragazzi, spero che però vi siete divertiti anche voi, o perlomeno il video vi sia piaciuto. Se sì, allora io vi invito a lasciare un mi piace, di condividere eventualmente,
diciamo, volete farmi conoscere, no? Di questi tempi dove YouTube fa schifo, diciamo, me lo merito, no? Cioè, me lo merito. Se è un YouTuber, se lo merita appieno, quindi in tal caso condividete. Bene, io non resta altro che salutarvi, vi invito a iscrivervi al canale, sia questo sia quello del Team Forsita, link in descrizione. E da Alfie Game è tutto, io vi saluto e ciao a tutti!